Non credevamo di riuscire a raccogliere così tanto in un mese. La Proloco 2.0 di Sant'Eusanio del Sangro ha racimolato 23.000 euro che ha utilizzato per acquistare presidi medici per la rianimazione dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Un ecografo tascabile, due pompe siringa e una pompa volumetrica e ancora 200 mascherine FFP2. Acquisti, ha precisato il presidente della Proloco, Ilario D'Orazio, fatti in accordo con la dottoressa Daniela Albanese, direttore dell'unità operativa complessa anestesia e rianimazione di Lanciano e Atessa. Sono felicissima ovviamente per conto di tutta la rianimazione, l'unità operativa che dirigo, e per la vostra donazione e per le vostre donazioni che sono fondamentali per noi, per ripristinare d'altra parte un sistema anche abbastanza, dire, un po' datato, obsoleto, e purtroppo sappiamo benissimo che con tutti i tagli alla sanità che ci sono stati in questi anni, spesso ripristinare, voglio dire, della tecnologia è stato molto difficile. Per cui devo dire che grazie alle donazioni che ci sono state, ci saranno, e tra queste le vostre, noi siamo felici fondamentalmente perché possiamo ovviamente acquisire una tecnologia, delle apparecchiature tecnologicamente avanzate per trattare i pazienti. E anche se non siamo un ospedale COVID positivo, un COVID free, la realtà insomma è stato un po' diverso, i pazienti credo siano tutti uguali, i pazienti sono COVID positivi o COVID negativi, sono tutti uguali da trattare. Quindi questi sicuramente sono, in particolare sono un tac di pompe infusionali che servono praticamente a somministrare con la sicurezza di tempi, di dosi di somministrazione di farmaci, e può essere ovviamente, come vedete, sono nuovissime, possono essere tutte impilate insieme oppure possono essere separate. E poi abbiamo questa piccola macchina bellissima, ovviamente tutto ormai viene ristretto in piccoli spazi, ed è un ecografo palmare portatile con una doppia sonda, quindi può essere gestito praticamente al letto del paziente oppure per esempio in pronto soccorso durante un'emergenza, quindi non c'è bisogno dell'ecografo, diciamo, più grosso, ed è ovviamente tecnologicamente avanzatissimo, lo usano tanti radiologi, quindi diciamo di grande tecnologia, è molto utile sicuramente, anche perché per il suo piccolo spazio può essere portato al letto del paziente. E ovviamente quelli che sono i dispositivi che tanto hanno creato problemi in tutta Italia, che sono le mascherine, le FFP2, che ovviamente proteggono gli operatori da qualsiasi evento, diciamo, contatto anche sospetto. Un aiuto concreto dal piccolo centro sangrino, al quale hanno contribuito tutti, dal singolo cittadino alle aziende. Orgoglioso si dice il sindaco Raffaele Verratti, che ha ringraziato la Proloco per il lavoro svolto.